La Mina Vagante, emozioni enogastronomiche di Michela Pirellini. La Mina Vagante. Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Marca Doc in radio. Oggi sono una mina vagante dolcissima, addolcita da un bellissimo incontro che ho fatto con qualcosa di mangereccio e bevereccio, e quindi vi racconto come ha preso forma un puzzle di pezzi molto interessanti che si sono incastrati e in cui io mi sono inserita molto volentieri. Oggi siamo nella zona del Cartize, nella piccola area di 107 ettari di vigneto che si trova tra le colline di San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol, nel comune di Valdobbiadene. Voi sapete bene, perché io ne ho già anche parlato, che nel Cartize si trovano anche i vigneti dell'azienda Le Colture di Alberto, Silvia e Veronica Ruggeri, che sono non solo miei partner in radio, ma anche ottimi amici, perché io me li scelgo proprio bene. Sono persone solari, belle, sono ragazzi di cuore e ci si fanno anche non solo delle belle mangiate e bevute, ma anche delle belle chiacchierate insieme. A me è arrivato un regalo, mi è arrivata una focaccia, visto che io predico sempre che il vino non andrebbe soltanto abbinato ma anche proprio usato per cucinare, inserito nelle preparazioni culinarie. Loro che cosa hanno fatto? Ecco l'incastro del puzzle che vi avevo annunciato. Praticamente una sera d'inverno, mi ha raccontato Alberto, si è trovato con la proprietaria di un forno che cucina ancora come ha imparato dalla famiglia e cuocendo il pane, i dolci sulla pietra. Si sono messi in una serata nevosa, mi diceva, appunto c'è questa componente poetica, a decidere cosa poteva nascere insieme, anzi no, a decidere, è nato tutto così per caso, come succede fra amici: ma guarda, a me piace questo, a me l'altro, perché non ci mettiamo insieme e realizziamo qualcosa di buono? E quindi da questa serata è venuto fuori che cosa? La focaccia con il Cartize. Quindi Le Colture lancia questo nuovo prodotto gourmand d'accordo insieme al laboratorio artigiano di Vidor e lo fa uscire giusto per Pasqua, così abbiamo un'alternativa al cioccolato. La focaccia al Cartize è qualcosa di veramente elegante e raffinato. Allora, a me è stata regalata, io me la sono pappata. Infatti il difetto di questa focaccia, se possiamo chiamarlo così, è che quando la scarti e cominci a mangiarla, io l'ho finita, perché una fettina, vai, ancora un pezzettino, ancora una fettina. Allora, il profumo di quelle cose buone fatte in casa, sapete che io sono un amante, un'appassionata delle preparazioni casalinghe, ma ha proprio quel profumo lì, delle uova, soprattutto chi ha la fortuna di avere il pollaio e sa che cosa vuol dire tirar fuori l'uovo dal pollaio, usarlo in cucina, quindi proprio il profumo delle uova, del burro di Bretagna, che è il burro usato per queste focacce. Finalmente leggo sul cartellino della focaccia gli aromi non chimici e addirittura il profumo di agrumato, ma delicatissimo, che si sente, scopro essere un olio essenziale di cedro siciliano. Una lievitazione di 24-30 ore con lievito naturale, il metodo di cottura su pietra. Io vi dico che anche sopra, proprio la focaccia, a parte il colore bello, la cottura gli dà una doratura proprio particolare, con tutta la granella di zucchero, la glassa è fatta proprio con l'albume e la granella. Ma è meraviglioso finalmente trovare un prodotto fatto con le uova e non con la polvere di uova o con l'uovo liofilizzato. In tutto questo cosa c'entra il Cartize? Entra perché entra negli ingredienti di questa focaccia e quindi gli dà un aroma particolare molto raffinato. Io, abituata in Toscana, ho sempre utilizzato il vinsanto in tutte le preparazioni, che però è molto importante, è molto dominante, in certi contesti esagerato, mentre il Cartize è molto fine e sta nel suo, ma con eleganza, è meraviglioso, ha profumi anche al calice, morbido, è setoso, ha intensi aromi fruttati. Io leggo la scheda del vino: cui si unisce la pienezza del gusto di pane.
adatto all'abbinamento con dessert semplici come biscotteria o pasticceria secca, ma non disdegna i formaggi, specie se stagionati. E qui io dico sì, è vero, perché l'ho provato e è meraviglioso. La cosa più bella di tutta questa idea è che ci sono persone speciali dietro. C'è Alberto Ruggeri, che quando lo incontrate vedete proprio che ha la luce negli occhi. C'è la pasticceria o comunque il laboratorio artigiano di Vidor, che fa le cose veramente per bene. E c'è questo Cartiz, che è uno spumante, diciamo, un valdobbiadene di OCG, non solo fatto bene, ma è fatto con il cuore, c'è un'anima dentro. Quindi mettete insieme tutte queste cose, poi infilateci la Mina Vagante, che mangia quattro palmenti, che perché poi mi sono inebriata dei profumi, l'ho un pochino intiepidita anche la focaccia, no, per far esaltare i profumi. È meravigliosa. Allora, domenica 17 marzo alle ore 18 al ristorante Le Terrazze in via Roma a Villorba ci sarà la presentazione di questa focaccia. Quindi io vi auspico di vedervi numerosi, io sarò lì a bocca aperta aspettando la mia fetta di focaccia, quindi alle Terrazze a Villorba domenica 17 marzo alle ore 18. E la focaccia è proposta anche in una confezione elegantissima blu e argento, abbinata ad una bottiglia di cartizze di OCG delle colture, che poi troveremo per poterla acquistare direttamente in azienda a Santo Stefano di Valdobbiadene, oppure all'agriturismo Prime Gemme a Nervesa della Battaglia e anche nei migliori negozi di specialità alimentari. Le Terrazze ha un ristorante, perciò chi si vuole fermare a cena sicuramente si troverà benissimo, perché la cucina è elegante e raffinata, è ricercata nel gusto e nei sapori. Io vi auguro una splendida domenica e dopo una piacevole passeggiata, sperando che si mantenga il sole, andate a rinfrescarvi, a rigenerarvi alle Terrazze e per la presentazione della focaccia al cartizze. Io vi saluto, vi auguro un bellissimo weekend focaccioso, cartizzoso, e al prossimo sabato. Ciao a tutti. Mercadoc in radio vi ha presentato La Mina Vagante, emozioni enogastronomiche di Michela Pierallini, in collaborazione con l'azienda Le Culture, vini spumanti di Valdobbiadene.